Grandi poracci che mi avete indovinato il semi sconosciuto Death Trips, soprattutto Andrea che è stato il più veloce di tutti. La risposta più creativa è di Luca con Poro Michele scappa invano dai remake poracci. Madonna ragazzi, che intruppata che ho dato. Male, male, male. Ma pensiamo ad altro e andiamo avanti. Ecco un nuovo round di solo risposte sbagliate. Di che gioco si tratta? Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, da oggi anche in versione pro. Puntata ricchissima quella di oggi, ma così tanto che passerete il weekend intero a contare i vostri Poro Coin. Dopo mesi finalmente torneremo a parlare della Switch Pro, più o meno, di una taglia messa su Breath of the Wild e anche di brutte notizie riguardanti la riedizione di Uncharted 4. Prima di tutto però richiamo a raccolta le truppe poracce, perché come comunicato nel briefing di questa mattina è stata decisa la data d'inizio dell'invasione non violenta di YouTube Italia. Quindi mi raccomando, se avete ricevuto le istruzioni date conferma come da protocollo. Lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche se siete delle nuove reclute. In descrizione troverete anche il link al Porion, il Patreon dei poracci che mi aiutano in modo gigantesco finanziando direttamente la realizzazione di questi video. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Ieri abbiamo parlato dell'ottimo debutto dei remake Pokémon e oggi vale la pena approfondire un po' i dati raccolti in Giappone. Su Twitter infatti sono stati messi a confronto tutti i debutti delle generazioni più recenti e non solo i due remake di quarta si confermano come il migliore esordio su Switch, ma anche all'interno della storia recente non hanno nulla da invidiare anche ai capitoli di maggior successo. In particolare va notato come questi dati non tengano conto delle vendite digitali. Per Spada e Scudo sappiamo che sommando anche gli acquisti su eShop, il weekend di apertura aveva registrato circa 2 milioni di copie vendute in madrepatria e c'è da aspettarsi gli stessi numeri, se non addirittura maggiori, anche per Diamante Lucente e Perla Splendente, che potrebbero addirittura scalzare dalla vetta X e Y. Insomma, il successo di questi remake ce lo aspettavamo tutti, ma forse non a questi livelli. Quanti di voi si ricordano di PlayStation Home, il social network di Sony, che era una sorta di Second Life, ma se possibile ancora più cringe? Io lo avevo quasi rimosso dalla memoria, ma a quanto pare non è stato così per il collettivo dietro al progetto Destination Home, che si è prefisso l'obiettivo di restaurare il PlayStation Home. È disponibile già da tempo una versione offline eseguibile tramite PS3 moddate e emulatori, ma ora è arrivato un annuncio inaspettato. Grazie alla collaborazione con il team PS1, acronimo che sta per PlayStation Online Network Emulated, il servizio sarà disponibile per il multiplayer online a partire dalla fine di quest'anno. Destination Home non è affiliato in alcun modo a Sony ed è un progetto totalmente no profit che si rifiuta di accettare donazioni dai fan. È veramente apprezzabile la dedizione che questo team sta mettendo nel tentativo di preservare un'epoca del gaming altrimenti destinata all'oblio. E per finire, buon compleanno Zelda! Siamo sempre all'interno dei festeggiamenti per il 35esimo anniversario della saga che ha fatto la storia del videogioco e Nintendo non ha celebrato l'evento nel migliore dei modi. Per ricordarci però dell'uscita del Game & Watch a tema, ha condiviso su Twitter alcuni artwork appartenenti ai tre titoli presenti nella mini console. Si tratta di disegni originali dell'epoca e fa quasi tenerezza vedere la semplicità dei disegni dei primi due titoli. Mentre quelli di Link's Awakening sono decisamente più moderni, che dire di questi altri disegni, in particolare di lui? Ah, geniale! Qui si parla proprio di preistoria videoludica. Ma passiamo alle notizie del giorno e finalmente, dopo 3 mesi, possiamo tornare a mettere quelle 3 lettere aggiuntive dopo la parola Switch. Si torna a parlare di Switch Pro. Più o meno. In realtà la app Switch Orion è una sorta di risposta non ufficiale alla Switch OLED. Un accrocchio sgraziato ma affascinante. Proprio la settimana scorsa è stata lanciata una campagna di crowdfunding per quello che sembra l'accessorio definitivo per Nintendo Switch, l'Orion App Switch. Si tratta di uno schermo portatile da 11 pollici munito di batteria interna e speaker stereo per l'audio. Il monitor è compatibile con i device con uscita HDMI, ma è pensato principalmente per essere sfruttato con la Nintendo Switch. Non solo ha 2 slitte per posizionare i Joy-Con al lato dello schermo, ma in più, sul retro, ha uno slot
slot che funge da vera e propria dock dove inserire la console ibrida, e c'è anche uno stand che sembra più robusto di quello della Switch base. Non che ci voglia molto. In pratica è una periferica che permette di avere la versione fissa della Switch in portabilità, e penso che sia la cosa più contorta che io abbia sentito negli ultimi mesi. Dopo la Switch che non switcha, una OLED che non è OLED e che mi ricorda il periodo d'oro degli schermi portatili da attaccare alle console fisse. Avete presente, no? Quelli per PlayStation 1, GameCube e compagnia bella. Mamma mia che spettacolo che erano! L'Orion è ancora in fase di crowdfunding su Indiegogo e sebbene ci siano diversi bundle previsti per finanziare il progetto, i prezzi non sono certamente poracci e anche per i tier più bassi si parte comunque da circa 220 euro. Che ne pensate di questa periferica tanto affascinante quanto goffa? E visto che si parla di spese folli, vi segnalo questa taglia di 10.000 dollari messa su Breath of the Wild. Un content creator è disposto a donare questa somma a chiunque riesca a creare la mod definitiva per lo Zelda definitivo. Point Crow è famoso tra gli appassionati di Zelda per essere uno dei più grandi content creator a portare video dedicati al modding estremo di Breath of the Wild. Sul suo canale se ne sono viste di tutti i colori, c'è però una cosa che ancora non è stata realizzata, il multiplayer. Point Crow ha quindi deciso di mettere un premio in palio, 10.000 dollari, da dare a chiunque riesca a moddare il gioco per renderlo fruibile in multiplayer. Già detto così, non è un compito facile, ma in più ci sono numerose condizioni da rispettare se si vuole vincere il montepremi. Nelle regole riportate sul Google Docs ufficiale figurano alcuni requisiti, come supporto per almeno 2 giocatori, nessuna limitazione sul movimento all'interno della mappa, connessione peer-to-peer e nessun tipo di pagamento richiesto all'utenza. Più importante di tutte è la regola che impone che la mod sia pubblicata almeno 2 mesi prima dell'uscita del sequel, pena il decadimento della ricompensa. Ve lo immaginate un simile Force World con l'engine di Breath of the Wild? Le potenzialità sono enormi e chissà se qualcuno riuscirà in questa impresa. Certo è che Nintendo difficilmente rimarrà a guardare senza battere ciglio. E chiudiamo con un piccolo aggiornamento riguardante la versione next gen di Uncharted 4 e della sua espansione, prevista per inizio 2022 su PC e PlayStation 5. Questa riedizione è molto attesa, ma potrebbero esserci degli inconvenienti. Scopriamo di cosa si tratta. Come al solito le informazioni più interessanti arrivano direttamente dai siti di rating, che prima dell'uscita di qualsiasi titolo sono obbligati a categorizzare i vari software e a rendere di dominio pubblico come si struttura il loro contenuto. Sul sito dell'ente di rating americano ESRB è apparsa la collection Legacy of Thieves, ma nella scheda prodotto è riportato che al suo interno non saranno presenti elementi interattivi. Secondo le linee guida, si indica con elementi interattivi feature online come la possibilità di interazione tra utenti, l'uno con l'altro. Queste sono ovviamente presenti in Uncharted 4 e la sua espansione, l'eredità perduta su PS4, visto che nella versione originale era presente una modalità competitiva online, a cui poi si era aggiunta successivamente anche un survival mode in cooperativa, entrambi accessibili sia nel gioco base che nell'espansione. Questo potrebbe significare che Sony, per la riedizione, potrebbe aver deciso di eliminare tutte le funzioni online del titolo, che in realtà nel corso degli anni hanno attirato tantissimi giocatori, circa 13 milioni, come riportato dalle statistiche ufficiali pubblicate da Naughty Dog. Cosa ne pensate, poracci? Uncharted senza multiplayer perde qualcosa o l'importante è solo la campagna in singolo? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì per un nuovo video. Voi, mi raccomando, fate i bravi, nerdate duro, ma riposatevi anche. Io sono il Poro Pro, Michele Multi, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! In realtà la Orion App Switch è una sorta di risposta non ufficiale alla...